A 500 anni dalla prima edizione a stampa in volgare del De Architettura, a Fano si sono tenute due giornate di studio dedicate a Il Vitruvio di Cesare Cesariano. Un appuntamento promosso dal Centro Studi Vitruviani in collaborazione con il Ministero della Cultura, il Comune di Fano e la Fondazione Carifano. All'appuntamento hanno preso parte i massimi esperti di Vitruvio. Si tratta di un convegno che è stato pensato e realizzato per celebrare 500 anni dalla prima edizione a stampa in volgare, in italiano, di architettura di Vitruvio da parte dell'architetto e pittore Cesare Cesariano. Infatti egli pubblicò nel 1521 il trattato di Vitruvio tradotto e commentato, e di questo trattato furono realizzati 1312 esemplari, solamente 1312, e due di questi, pensate, sono addirittura alla Biblioteca Oliveriana di Pesaro. È importantissimo per noi essere riusciti a realizzare questo convegno finalmente in presenza. Oltre al convegno su Cesariano, stiamo anche andando avanti nello studio della Fano romana, e a questo proposito il 12 ottobre, quindi martedì prossimo, presenteremo al pubblico i risultati delle indagini georadar effettuate in piazza 20 settembre, che hanno dato delle notizie molto importanti sulla Fano romana, ma non solo, anche probabilmente sulla Fano alto medievale. È molto importante tenere alta l'attenzione su Vitruvio, in particolare a Fano, perché il nome di Vitruvio è indissolubilmente legato alla città di Fano. Sappiamo tutti che l'unico edificio di cui parla, che dice di aver progettato e creato nel suo trattato, è la Basilica Civile di Fanum Fortunae. Tra l'altro uno studio anche molto recente ha dimostrato che molto probabilmente Vitruvio è stato un cittadino di Fanum Fortunae, quindi un cittadino fanese. Quindi il nome di Vitruvio è legato a doppio filo con la città di Fano, è un argomento che deve essere sempre portato all'attenzione di tutti, anche a livello internazionale.